Bentornati nella mia cucina, amici del canale. Oggi vi propongo un piatto che sicuramente conoscerete perché è molto famoso qui in Sicilia e anche altrove. Sono i cazzilli palermitani e le panelle. Quindi mi sono preparata tre patate vecchie che ho già bollito ieri e le ho messe in frigo. Adesso le andrò a sbucciare e a schiacciare. Del prezzemolo, della farina di ceci. Questo è un pacco da mezzo chilo, ma ne userò la metà, quindi 250 grammi, del sale, del pepe nero e del prezzemolo, che non deve mancare sia per i cazzilli che per le panelle, e poi 750 di acqua per fare le panelle. Quindi ci mettiamo subito all'opera per fare le panelle. A dopo. Allora, sono andata a pesare i miei 250 grammi di farina di ceci, la vado a setacciare e la faccio vedere dentro una pentola. La setaccio perché è piena di grumi e quindi per evitare che poi mettendo l'acqua possa appallottolarsi ancora di più, la vado a setacciare prima, così mi viene un lavoro più pulito. Dopo aver setacciato, vedete com'è venuta bella liscia la farina, vado aggiungendo l'acqua, 750 grammi di acqua. Per evitare di fare i grumi uso la frusta. Adesso la vado a mettere tutta e poi ci rivediamo. Ecco qui come si presenta il mio composto dopo aver finito di aggiungere tutta l'acqua. Ho salato, ho pepato, vado di nuovo a mescolare e adesso ci spostiamo ai fornelli perché dovremo portare questo composto in cottura finché non si addensa. All'incirca ci vorranno 30-40 minuti per farlo addensare. Quando incomincia a prendere un po' di consistenza, andrò a mettere all'interno il prezzemolo tritato. Quindi spostiamoci ai fornelli e continuiamo la nostra pietanza. Ecco qui, sempre mescolando, portiamo a bollore la nostra farina di ceci con l'acqua. Quindi evitando di finché lo possiamo mescolare con la frusta lo mescoliamo, poi passiamo al cucchiaio di legno. Ci rivediamo dopo quando si incomincia ad addensare. Ecco che si sta addensando. Mi raccomando di girare sempre la frusta dallo stesso verso, di non cambiare il verso. Vedete come si addensa. Tra un po' passeremo al cucchiaio di legno perché la crusta non sarà più adatta ad un composto un po' duro. Adesso potremmo pure mettere il prezzemolo. Un po' il fornello e sostituiamo la frusta con il cucchiaio di legno. Ci vediamo adesso quando è tutto pronto. Una volta che il nostro composto è cotto, lo andiamo a versare su uno stampo da plum cake bagnato in modo tale che poi si stacca facilmente una volta raffreddato. Molti li fanno, cioè i palermitani li fanno nei piattini nel fondo del piatto, però io li ho sempre fatti così nel plum cake
e poi lo vado a sformare e mi viene più semplice anche tagliarli poi a fettine. Termino questo lavoro e ci rivediamo. Qua il nostro impasto delle vanelle che abbiamo messo nel plum cake bagnato, adesso lo lasceremo raffreddare e poi lo andremo a sformare, a tagliare e a friggere. Ci vediamo dopo. Intanto andiamo a prepararci i cazzitli. Ecco qui che ho sbucciato le mie patate, le ho tagliate a pezzi e li andrò a passare nello schiacciapatate per ricavarne la polpa. Le patate vanno cotte un giorno prima, vanno usate le patate vecchie e vanno tenute in frigo in modo tale che i liquidi della patata si assorbano. Qui le mie patate, a cui vado ad aggiungere un po' di sale. Un po' di pepe, e del prezzemolo tritato. Qualcuno ci aggiunge anche la menta, ma io non ce l'ho e quindi metto solo il prezzemolo. Diamo una bella mescolata. Ora che abbiamo mescolato tutto, che abbiamo amalgamato il tutto, possiamo formare i nostri cazzilli. Quindi facciamo questo tipo di lavoro, li arrotoliamo con le mani. E li mettiamo su un piatto. È molto semplice la forma dura. Purtroppo questo tipo di preparazione ha delle insidie, che se la patata non è abbastanza vecchia, non è abbastanza asciutta, in frittura queste crocchette si sfaldano nell'olio. Qua i nostri cazzilli pronti per essere fritti. Adesso li lasciamo un po' così riposare e andiamo a vedere come se si sono raffreddate le nostre vanelle. Qui le nostre vanelle le ho sformate e le ho messe su un vassoietto. Adesso aspetterò, sono ancora leggermente lievite, aspetterò che si raffreddano del tutto e poi le andrò a tagliare e poi andremo a friggere questi meravigliosi prodotti street food palermitani, e non solo palermitani ma anche trapanesi, perché li fanno anche a Trapani le vanelle, però nascono effettivamente a Palermo. Quindi tra un po' metteremo la padella con l'olio sopra e andremo in frittura. A dopo. Ecco che abbiamo l'olio quasi caldo, ho tagliato le mie panelle e le andrò a friggere. Ecco qui. Vanno fritte in olio profondo. Appena arrivano a doratura, vanno tolte dall'olio, va messa sopra una spolverata di sale e una di pepe e poi gnam gnam si mangiano. Adesso finirò di friggerli tutti e poi passeremo a friggere i cazzilli. Ecco qui
le nostre panelle dorate, le andiamo a mettere su un foglio di carta assorbente e, come ho detto prima, li andremo a spolverare con del pepe appena macinato e del sale. Qui le nostre panelle pronte, ho spolverato ulteriormente con il pepe nero e con un po' di sale. Adesso passiamo ai cazzilli. Adesso mettiamo i nostri cazzilli, anche questi andranno portati a doratura, e ci vediamo quando finiamo di friggerli tutti. Ecco i nostri cazzilli belli dorati, cominciamo a toglierli dall'olio. Vedete? Devono venire belli, belli dorati. Che abbiamo finito di friggere tutti i nostri cazzilli, vedete quanti ne sono venuti con tre patate, e adesso non vedo l'ora di andare all'assaggio, e quindi faremo l'impiattamento e li andremo ad assaggiare. A dopo. Ecco impiattati i nostri cazzilli e le nostre panelle. Guardate come sono belle, non vedo l'ora di assaggiare lo street food più famoso di Sicilia, lo street food palermitano. Andiamo all'assaggio. Andiamo quindi ad assaggiare. Prima una bella panella. C'è chi ci mette anche il limone sola, ma io non lo uso fare. Buonissimo. E adesso andiamo a assaggiare anche i cazzilli. Di solito vanno messi in mezzo al pane. Vi faccio vedere qualcosa che ho fatto io. Oggi ho panificato, non sono i classici panini per panelle, però me li faccio andare bene lo stesso, perché il pane di casa ed è buonissimo ugualmente. Quindi vado ad assaggiare i miei cazzilli. Buonissimi, guardate, la crosticina croccante fuori e morbidissimi dentro. Sono davvero deliziosi. Facili da fare, bisogna solo trovare le patate latte. E comunque c'è chi usa determinati accorgimenti quando le patate non sono proprio quelle vecchie. Qualcuno usa mettere anche qualche cucchiaio o di amido di mais o di fecola di patate per fare addensare un po' la patata. Quindi se vi capita che vi volete fare ma non trovate le patate giuste, usate questo metodo: aggiungete un cucchiaio o due di amido di mais o di fecola di patate e vedete che i cazzilli vi verranno perfetti, non si sfalderanno in cottura. Dopo questa parentesi, vi invito, se vi fa piacere, iscrivervi al canale. Siete sempre in tanti che vi iscrivete, vi ringrazio tanto. E che dire altro, vi rimando al solito, alla prossima ricetta. Ciao a tutti!